Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Sono ancora qui, vedete. Respiro, sto usando la terminologia di presentazione del dottor Carlo Tamanini, che ha la sua rubrica settimanale che si presenta sempre in questo modo così curioso, allora li ho preso, ho copiato. Ciao Carlo e grazie. Quindi ben ritrovati, eh, prima di passare all'argomento di oggi eh, vi dico una cosa che nei giorni scorsi ho notato, anzi ho letto sul quotidiano L'Adige alcune lettere, quelle lettere che si trovano alla fine del giornale, appunto, lettere dette al direttore, lettere al giornale, in cui si parlava di una discussione su come scrivere la parola Pessatei, che vedete scritta sulla lavagna. Adesso il registro inquadrerà la lavagna. Perché c'è una corrente di pensiero, in campo dialettale ovviamente, che dice, c'era un signore che sosteneva che Pessatei va con doppia S. Qualche giorno dopo è comparsa un'altra lettera di un altro signore, un'altra corrente di pensiero, che dice che invece Pessatei va scritto con una S. Anzi, questo signore sosteneva che nel dialetto non ci sono raddoppiamenti. Ecco, dico subito: chi segue questa trasmissione sa benissimo che io sono invece per dire che, certo, nel dialetto molti raddoppiamenti scompaiono, ma ce ne sono comunque. Poi magari vi faccio degli esempi tratti da Floriani, ma lasciamo per il momento perdere. Poi, cos'è successo? Che è arrivata una terza lettera, e questa volta di un luminare del dialetto, di uno studioso del dialetto, un dialettologo vero e proprio, scrittore. Addirittura Elio Fox, il quale invece dice, ed è la mia opinione modesta, eh, non mi voglio paragonare ad Elio Fox, ma io ho sempre sostenuto, ed Elio Fox ribadisse invece che in dialetto ci sono tanti raddoppiamenti. Vi dicevo prima Floriani, ma se leggete le poesie di Floriani, Floriani parla di Crozzi con due Z, Fiori Rossi con doppia. S, cioè, generalmente il problema di raddoppiamenti riguarda la lettera S e la lettera Z. Ecco, secondo Floriani, leggendo le sue poesie, spesso troviamo doppia S e doppia Z, quindi i raddoppiamenti ci sono, come confermato da Elio Fox. Invece qualcun altro, invece, come la prima lettera che vi accennavo prima, sostiene, anzi la seconda sostiene, che i raddoppiamenti non ci sono assolutamente. Bene, quindi, Pessatei con due s pesat al singolare con doppia s, naturalmente, pesatei doppia s è un bel accento tonico sulla e, finale, vedete, accento tonico e accento fonico, pesatei aperto, pesat invece al singolare, doppia s naturalmente, è accento tonico sulla a, non pessat ma Pessat, plurale, pesatei. Fatta questa introduzione quindi su, su questa discussione, su questa, po chiamiamola polemica, sui raddoppiamenti nel dialetto, passiamo alla lezione di oggi. Ecco, per la lezione di oggi vi dico subito che mi sono avvalso di un libro che è, in, beh, intanto è di Walter Pedrotti, è un libro del 1998 e è Dizionario di, puntini, parole dimenticate da ricordare in dialetto trentino. E quindi dico, voglio vedere quali sono alcune di queste parole che stanno scomparendo purtroppo o sono addirittura scomparse. Citate appunto in questo libro da questo Walter Pedrotti. Io però mi sono preso la briga, le parole che vi vengo a presentare oggi, di verificare se queste parole esistono nel dialetto alto-gardesano. E la maggior parte ci sono, le ho verificate con il solito dizionario che mi è stato donato il famoso Amedigo scritto da Maria Torbol e Eliseo Fava Eliseo Fava che abbiamo avuto più, ospite più volte qui <coughs> appunto utilizzo questo dizionario per verificare appunto le parole del dialetto Alto Garbesano e le parole citate da Walter Pedrotti quasi sempre corrispondono le troviamo in questo vocabolario quando non ci sono ve lo dico allora partiamo dalla prima parola Ayada. ecco, partiamo da una parola che non l'ho trovata nel dialetto alto-gardesano. L'aiada è la buca del focolare. Per esempio, vi faccio Me cascal petem aiada, cioè stavo passando col pettine vicino al focolare e ho urtato e mi è caduto il pettine nella buca del focolare, sperando che non ci fosse il fuoco perché altrimenti il pettine. Ha fatto una brutta fine, quindi meca scalpetem nella iada, quindi nella buca del focolare. Passiamo alla seconda parola, albi. Ecco qui, eh, Walter Pedrotti ci mette un accento tonico sulla A. Sinceramente, non capisco l'utilizzo, eh, meglio, l'utilità di, di questo accento, perché albi si può pronunciare solo albi, quindi non c'era bisogno, di... ma comunque rispettiamo quello che ha scritto eh, Walter Pedrote. Albi. L'albi è il truogolo del maiale, cioè quel luogo eh, dove si mette il mangiare, ma è, è anche la cassetta per le pasture. Allora, vediamo un esempio. On pienu albi de pastura per i ruganti, o anche per i porsei. Quindi, on pienu albi de pastura per i ruganti. Ecco, siccome voi vedrete in sovraimpressione anche gli esempi, mi raccomando cercare di notare sia l'uso dell'accento tonico e fonico, sia l'uso dell'apostrofo. Altra parola, balandra, ecco, queste parole le troviamo anche nel nostro dialetto altogarvesano, soltanto la prima, aiada, le altre, albi, la stessa balandra, che è un tipo balandra, è un tipo lunatico anche un po' strambo. E allora che esempio ho predisposto? Le proprio vera, te sei en balandra, cioè sei tipo strambo, lunatico. Altro termine, caltro, è il cassetto del comò. Ho scondù quei dosoldi soldi che go en del caltro del cassa Anche qui mi raccomando notare gli accenti, di apostofi. Ecco, vi faccio notare quel che go del calcio, vedete io ho scritto apostrofo n de apostrofo perché sta per el calcio, ecco alcuni scrivono del tutta una parola, ecco quindi qui alcuni preferiscono scrivere del, altri preferiscono come il sottoscritto de apostrofo l. Andiamo adesso alla camozzina noi diciamo invece camonzina, qui nel dialetto alto gardesano. Cos'è la camozina o camonzina? È un'erba perenne. Il termine esatto sarebbe lequiseto, equiseto. Ed ecco l'esempio. I medisse che quell'erba lì l'è na camozina. I medisse con doppia s che quell'erba lì l'è na camozina. Andiamo al delubi, un bel accento tonico sulla U, è il diluvio. Esempio, Madonna, che delubi che è venuzo. Quindi, Madonna, eh? esclamazione, che diluvio è arrivato, è caduto giù, letteralmente. Dezipar, bel accento tonico sulla A, è un infinito presente del verbo dezipare, quindi è meglio sempre metterci l'accento tonico. Vorrebbe dire rovinare, guastare. E l'esempio è non sta a deciparme l'ort che ho appena somenato. Quindi, mi raccomando, non stare a rovinarmi l'orto che ho appena seminato. Ecco, vi faccio notare quel sta con l'apostrofo perché sta per stai, non stai tu. Quindi sta la, caduta la i, quindi apostrofo, non sta a deciparme l'ort che ho appena somenato. Beh, emboazzar, ricordate il termine, forse l'ho già detto, la boazza. Sì, quando ho fatto la puntata con Valerio Clauser su Nell'Olivaia, con, con le sue mucche, eh, ovviamente si è parlato anche di un vocabolarietto legato all'allevamento del bestiame, non poteva mancare la parola boazza, eh? cioè il, quel, diciamo, la cacca ecco, che fanno le mucche, le vacche da cui il verbo «emboazzar», cioè coprire di boazze, di sporco. E quindi «emboazzar» vuol dire lordare, sporcare. Termine molto forte. E allora ecco l'esempio. «Le vacche le amboazzal senter». «Ste attenti». Quindi «ste attenti» a non mettere i denti, «pei». Anche se si dice che porta fortuna, però. Mi preferiscono non mettere i denti, «pei». Infrabotolar. Ecco un termine anche questo sc scomparso. Balbettare, farfugliare. Te hai bevu massa, ecco perché tenfrabotoli. O anche ecco perché te tenfrabotoli. Eh, ci sono due forme, tenfrabotoli o te tenfrabofoli. Vabbè, ah belli questi qua. Engualdi, engualnotalo. Engualdi vorrebbe dire all'alba all'arrivo del giorno. Engualdi. Vagon la Vanesa, cioè vago nel campo a lavorare. Engualnot, chiaramente all'arrivo della notte, quindi all'imbrunire. Engualnot, vagon la stala a monzer. Eh, a mungere. mi raccomando, monzer, un bel accento fonico, chiuso sulla O. Filampol, beh, anche questo è un termine filampol, è un filo sottile, un filaccio. Varda che te vanza zo dalle bragen filampol. Ecco mi raccomando, dalle brage en filampol, due E a confronto, la seconda E cade e chiaramente va all'apostrofo. Quindi varda che te vanza zo dalle braghe, en niente, dalle bragen filampol. Un bel accento tonico sulla filampol, non filampol. Forbir, beh, forbire c'è anche in Italia comunque. Forbir è pulire, sistemare. Le ora di forbire la cosina, le ora di forbire di pulire la cucina. Non la, la cosina, la cugina, eh, attenzione. Il Genden. Beh, il Genden. Da qualche anno devo dire che se ne riparla perché purtroppo i pidocchi in qualche modo stanno ritornando. Ogni tanto in qualche scuola c'è scritto l'avviso. Attenzione, genitori, controllate i capelli. Dei bambini perché può darsi che ci sia qualche pidocchio. E cos'è il genden? È l'uovo del pidocchio. Quindi, guarda i cavei del tuo popo che non abbia su qualche genden. Eh, quindi, guarda i capelli del tuo bambino che non abbia su, eh, che non abbia qualche uovo di pidocchio. Andiamo avanti. Quindi questi sono tutti i termini che troviamo anche nel dialetto altogardesano. Ecco, se no ve lo faccio notare. Il gormial, per noi grumbial o grembial, è il grembiule. Fammi un piacere, mettete il gormial, intanto che tenete i piatti. Quindi fammi un piacere, mettiti il grembiule, intanto, mentre pulisci i piatti. E l'ipatoc, beh, anche questo termine è veramente. È la zuppa di farina e fagioli. Ecco, questo non lo troviamo nel nostro dialetto altogardesano, almeno non nel dizionario di Maria Torbol e Eliseo Fava. Anc'anc'oi en Piadeli Patoch. Genona Supa, ciò ne non ne voglio più sapere. La malteca, anche questo è un termine che non troviamo nel dizionario di, 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 di Amedigo. Malteca è la poltiglia, il fango. Sono finito con a nella malteca. Mm. Sono finito con quella scarpa che sapete, con la sua di legno, in un, nel fango, nella poltiglia. E mi sono naturalmente tutto sporcato. Andiamo al morbin che avete già trovato in qualche precedente puntata, ma l'ho ritrovato su questo libro di Walter Pedrotti, quindi ve lo ripresento. Il morbin la N, attenzione! Noi dell'Alto Garda è morbim con la M, è il capriccio, il desiderio, l'allegria. Bepi, te sei così gate Gatel morbim? Il Noval, termine agricolo, è un campo abbandonato non coltivato da tempo. Domam nem al Noval per darge na sistemada. Quindi, Noval, mi raccomando, un bel accento tonico sulla A per non dire Noval. Ecco, olma, grande quantità. Non è un dialetto, non è nel dialetto altogardesano. Ecco. Ed è con l'accento aperto: non olma, olma. E vuol dire grande quantità, come ho già detto. Ho portato sotto il portec una bella olma dei venzei. I venzei sono quei, quei rametti che si raccolgono da dare ai conigli, agli animali domestici. No? Ecco questa. Olma mi fa venire in mente un termine invece dialettale nostro, quando vogliamo dire non genona olva. Noi diciamo olva, cioè nel proprio piene le tasche. Può darsi che sia un po' il corrispettivo di olma, però noi lo diciamo con l'occhio chiuso, olva. Il palamai è il gioco con la palla, però quando si dice quell'il par proprio in palamai, è un bel palamai, vuol dire che sei proprio un minchione, uno stupidotto, uno stupidone, uno stupido. Quindi palamai. Gioco con la palla, stupido minchione. Quell'il par proprio in bel palamai. Quaciar, bello questo, quietare, calmare. Bisogna che i faga quaciar, quel putelot, le massa l'ingera, cioè le massa birichim, quindi cerchiamo di calmarlo. Il redatol, è lo scricciolo, l'uccelletto piccolino, è saltar fuori dal mur, è un bel redatol. Sbotezzare suonare a rintocchi, purtroppo quando c'è qualche, qualche morto, c'è qualche appunto da ricordare appunto che è morto qualcuno, me par che incesa is boteza, sarà mort qualche dum. Siamo mai alla fine, tamarar, frugare, darsi da fare. non sta tamarar nei calti in che no so men ca. Quindi non stai a frugare nei cassetti mentre io non sono in casa sei massa curiosa. Usmar, anche questo bel termine, fiutare, odorare. Me piace usmar quando sono in mezzo ai fiori. Gli ultimi due, Vardabas. Ecco, Vardabas con un S, ma potrebbe essere scritto anche da basso, siccome vuol dire guardabasso, si potrebbe scrivere anche con due S. Un bel accento tonico sulla A finale, Vardabas, cioè che uno che guarda sempre in basso, però vuol dire l'ipocrita. Quel putel non me piasmiga, len vardabas. Cioè, è che guarda sempre in terra, quindi non si sa cosa pensano, è un po' l'ipocrita. E infine, con zechenar, gozzovigliare, straviziare. Non te pensi alter che a zechenar, date na regolada. Bene, con questi termini, quindi, tratti dal libro di Walter Pedrotti, parole, vedete, dizionario, di... Parole dimenticate da ricordare in dialetto trentino, anche questo è un libro molto interessante, è esclusivamente un dizionario. Sì, all'inizio c'è un'introduzione, una spiegazione, ma chiaramente è solo soldo parole, dice Walter Pedrotti all'inizio: soldo parole. E poi c'è l'inizio del dizionario. Io ho preso questi termini, quelli che appunto sono purtroppo in gran parte dimenticati, che speriamo di far risorgere a nuova vita. E quindi con questa speranza di far ritornare, di far risorgere questi termini dimenticati, che era la speranza di Walter Pedrotti, che ringrazio ovviamente, ringrazio tutti voi per la vostra attenzione, vi aspetto ad una nuova puntata ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Grazie e arrivederci.